partiti, forza ragazzi, dai! L'hai fatto partire? No. Forza, dai! La palla per lo spazio, per lo scatto. In tempo dalla sinistra, da parte di Honda. Anzi, no, si trattava di Menez, il suo, di Van Ginkel. No, va bene, diciamo, tu non ci vedi, noi ci vediamo benissimo. Però Fabio, non è che non ci vede più problemi, nessuno qua, forse... Ragazzi, procediamo, grazie. Io sono disposto all'anno prossimo. Siamo zitti e facciamo la nostra cronaca. Forza, dalla ragazzi. Sinistra va a battere Honda. Vogliamo l'HD. Io vorrei invece dei cronisti meno stupidi, però va bene. Vedete, io non posso avere cronisti meno stupidi, voi non potete avere l'HD, ognuno di noi se ne parla una narrazione. Viene attaccato in maniera rude, ma riesce a liberarsi del pallone sulla sinistra, ancora per Menez, che può puntare l'area dal lato corto. La passa incredibilmente, parla con la vettura, al tiro al volo, deviato, oh! Destro, oh! Destro, oh! Emotivatissimo, destro, l'avevamo detto, con un po' di sempre, fortuna, sempre, con un po' di fortuna, quando allora, hai gol nel sangue, fai gol sempre, siamo, destro, siamo. Alla faccia di Pompilio, che fuori a buffare, come un rospo peloso, gol di destro, devo Ale. Dire, credo quasi involontario, mi faccio vedere la lavagna, intanto l'onda, forza, anzi no, la mette laterale sulla sinistra, sulla destra per Joaquin, punta l'uomo Joaquin, una serie di finte, Joaquin, pallone bello, gol, è il pareggio, è il pareggio di Gonzalo, che era salito Gonzalo, 1-1, grande Gonzalino, 1-1. Ribadisco però, fate molta attenzione. Il Milan prende gol. Ma stanno giocando senza arbitro. E quello da fuori rientra e dice: oh, fisca, ma noi non ce l'abbiamo. Sono impazziti. Stanno giocando, non si sono. E ce l'abbiamo, dice: ma cosa fate? Incredibile, questa non si è mai vista prima. È troppo bella. Facciamo l'immagine, la mettiamo nella sigla. Questa è della sigla. Questa è la sigla. Spieghiamolo però a casa, se no la gente non capisce. L'arbitro russo chiede il cambio, lui va a fare l'addizionale al posto di Valeri e Valeri va a arbitrare, però l'arbitro è ancora fuori, la Fiorentina ricomincia a giocare, Milan anche, e Russo è fuori, fischia Russo e fa: ma cosa fate, non sono neanche tornato in campo, scusi signor arbitro. Riesce a tenerla ancora, pallone sulla sinistra, Pasquale, il traversone, gol! Ma cosa ti ho detto? Non ho parole. Perché voglio dirvi una cosa: il Milan sta vincendo 1-0 senza merito, perché nel secondo tempo era la Fiorentina che ha fatto meglio. Adesso poi vedremo i tiri in porta, eccetera. Ma quando sei 1-0 senza merito, ma cerca almeno di portarla a casa una volta, vi fate rimontare sempre. Ruiu, c'era pure un rigore. Allora, l'onda, dai. L'atteggiamento è condannato. È finita la classifica a questo punto, ve la facciamo vedere. E Milan 35, Milan che perde l'ennesima, e intanto sì. Scusate, mi avete fatto, no, posso adesso. C'è Ruiu che ha ridotto una schifezza. Mi avete fatto un voi due. Ma è perché abbiamo quell'allenatore lì, vedete, non ci capisce. L'uomo della Vialetti, Inzaghi, fallo per noi. Dai, basta. Vialetti, quello con le lettere. Ma non possiamo regalare 10 punti almeno per colpa di un allenatore. Non è possibile, non è accettabile, dai. No, l'ha fatta grossa anche questa volta. Ma quante ne ha fatte? E tra le tante colpe è aver illuso quel povero ragazzo di Ruiu, che sarebbe stata la serata del sorpasso. La mancanza di gioco l'ha fatta a Torino quando ha messo Alex. Partiti, dai ragazzi, forza! Primo pallone sprecato dall'Inter, arriva già sprecato, ma tu... arriva sto pallone, l'ha preso già le ali. Che colpetto, la mette giù. Carbonero subito per De Frel davanti! Gol del Cesena! 1-0! Gregoire De Frel! Gol del Cesena, incredibile, guardate Rossi. Guardate i miei amici interisti sulla destra, che numero che si è fatto Carbonero e con De Frel, l'onda Moretti, l'onda. Non è in posizione regolare, sta di parlo che quando tira... Eccolo! Palacio!
Palazzo, Palazzo. Così, così. Grande Icardi, direttore. Grande Icardi, ha messo Icardi la palla. Grande Icardi. Bene, bene, pareggio dell'Inter, Londra Moretti. Per Guarin, Guarin, vertice sinistro dell'area. I dribbling di Guarin, poi la perde come sempre. Arriva Giorgi, prende anche un fallo, calcio di punizione, perde Cesena. Dai, che è finita qua. Perde l'ultima opportunità l'Inter. Che vergogna. Sei finita. Sì, sei finita, sei finita. Come si fa? Allora, Guarin... Sì, però è finita, è finita, è finita, è finita. Disastro Inter. Ha pareggiato il Cesena. Ha pareggiato veramente il Cesena. Sì, tutto pronto, è tutto pronto, allora andiamo con la cannonata, eccoli qua Fabio, cannoni e cassate per questo pomeriggio a merenda, eccoli qui. Vediamo chi li mangia. Sono pronti a infilarli nella bocca di chi. Facci deve dire Teodora, la sua previsione veloce Teodora. Vinci Juve. Vinci Juve, mancano tutto. Comunque per dirti che anche allora, ci vorrei, vorrei sapere. Inviterei allora, i juventini a avere un comportamento insultato. Episodi da vedere, le vedremo belle anche di arbitro, un rigore. Un rigore, per chi? Per il Milan. Un rigore per la Juve, dice il Marziano, attento a questa campagna di destra. Buona. Gol della Juve, Morata. Attenti a Alvaro, abbracciamo. E poi mangiamoci insieme un bel biscotto, visto che era buono. Avete ragione voi, allora. Come ti sei permesso, Pompilio, di dire una cosa del genere, Pompilio è lì. Manca un quarto d'ora. Ah, tu pensi questo gol? No, questo non l'aspettavo. Più 14 a Roma. Guardate lo straordinario gol di Morata. Morata prende palla qui, punta l'avversario, dribbling e da questa posizione un sinistro a giro, la palla si insecca qui, vola ma non ce la fa Sorrentino, no. Grandissima esecuzione, no, adesso di non finisce così, non, non finisce, finisce così. Io voglio Monsieur Pompilio qua. Tu adesso prima di finire la partita. Ti scusa. Aspetta, Cesare, al momento attuale va detto questo. Tu Pompilio sei un gaglioffo per provato a sostenere la tesi così. Chi è l'unico che ci ha creduto? Dillo. L'unico è stato Benaglio. Non è vero, sono io, sono io. No, insieme a Benaglio. Gli unici due, noi due. Noi due, professor Neurone. È vero, Stefanovo De Iorio ha cambiato idea due volte in corso della stessa partita. A un certo punto gli avevo detto adesso cambierà la partita, vedrete che la prossima mezz'ora sarà sempre ragione dopo, eh. Ma no, certo. Ma io l'avevo detto, ma io sono con voi, avevate ragione, non ho mai creduto a Pompilio, andiamo avanti. Non è vero, falso, bugiardo, gliel'hai fatto dire te, tu sei l'istigatore, tu sei il regista. Io non ho opinioni, io rappresento solo quello che voi dite. Attenti al Palermo, rimessa laterale per il Palermo, se ne incarica Rispoli vicino alla linea di centrocampo. Mancano 10 secondi alla fine, è probabilmente finita così. È finita. Complimenti alla Juve, dai, che porta a casa una vittoria importante per lo scudetto. Non vogliamo i tuoi complimenti, la recuperiamo ancora dimostrando noi, dimostrando con grande Chiellini, professionalità di giocare fino alla fine. Gli ultimi secondi, ragazzi, applaudi tu. Tu non puoi applaudire. Ho detto, scusa, tu la Bologna, la Pompilio Chirico, severissimo adesso. Allora, cosa passa la cassa, Cesare, però attenti, Cesare è reduce dall'ospedale, no, voglio dire. No, io non lo tocco. Ecco, non toccarlo, non fare male e non agitarlo. Ora ti metti a cannone straiato. Non puoi straiare Pompilio. Scusa. No, anche non è uno, aspetta, 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 facciamo bene, per favore di camera, mettiamo qui. Ma che c'è il cuscino là. Però abbiamo il cuscino. Diamo il cuscino del leopardo, perché insomma tu sei ancora. Anzi no, ancora meglio, no, ancora meglio. Ti strai, no, ti strai, ti strai. Queste sono due partite. Preferisce il materasso, cioè. Poi però tirate su voi, perché come l'anno scorso. Ora ti strai e chiedi, no, da questa parte. Allora, ti strai. Ma scusa, scusa. Scusami, perché non sapevi nulla. No! No!
sapeva nulla. Non sapeva nulla. Sei uno stupidone. Io lo so perché schifo. Ma non ho capito, scusami, ma qual è stata, Cesare, che non sapevi nulla? La scusa che hai chiesto. Scusa, ma lui non sapeva. Ma non sapeva. Quindi non sapeva. Direttore, allora.